Innanzitutto noi siamo grati ai medici italiani e ai consigli dell'ordine di tutta Italia che hanno sostenuto la richiesta di parità di diritti tra i cittadini del sud e i cittadini del nord. Ovviamente significa anche essere capaci, come noi pensiamo di avere cominciato a fare, di gestire con saggezza i nostri sistemi sanitari. La Puglia nell'ultimo anno è la regione che ha fatto il maggiore miglioramento di tutti i parametri misurati obiettivamente dall'Istituto Superiore Sant'Anna rispetto a tutti gli altri sistemi sanitari italiani. Quindi stiamo recuperando efficienza, stiamo spendendo meglio il denaro e quindi abbiamo più titolo per chiedere che ci sia maggiore eguaglianza tra i diritti degli uni e i diritti degli altri. Ovviamente ho chiarito qui oggi che il dramma che stiamo vivendo a Taranto è senza precedenti. C'è un fenomeno di inquinamento di Stato determinato da esigenze strategiche che stanno purtroppo uccidendo la popolazione tarantina e quindi in attesa che la Corte Costituzionale valuti la fondatezza delle molte questioni di costituzionalità che i decreti per l'isola di Taranto pongono, almeno che sia consentito alla sanità pugliese di organizzarsi senza avere gli stessi limiti di assunzione e di spesa che ci sono nelle zone nelle quali non c'è un fenomeno di inquinamento di Stato come quello che stiamo registrando a Taranto sulla base di studi obiettivi realizzati dalla stessa Regione Puglia.